Eccoci ancora insieme, cari fratelli e sorelle, uniti nella preghiera e nella vera e santa fratellanza, per continuare a vivere questo momento di grazia speciale. Incontenibile la gioia che da domenica scorsa fa vibrare ancora i nostri cuori all'annuncio ufficiale del Pontefice Samuele, che in questa Santa Madre Chiesa, Chiesa Cristiana Universale della Nuova Gerusalemme, ha proclamato solennemente come dogma di fede Maria Santissima Corredentrice Universale. Gioia senza fine che ci ha fatto gustare l'evento straordinario del Natale in Cristo in modo unico e speciale come non mai, e che sembra aver fermato il tempo per farci immergere in una festa altrettanto bella e tanto cara alla nostra Chiesa. Festa della famiglia santa di Gesù, di Giuseppe e di Maria, che cade oggi, prima domenica dopo il Natale. Una festa che ha come fine quello di rimettere al centro la famiglia, quale unione indissolubile tra l'uomo e la donna, così come è sempre stato nel pensiero originario del Padre. La famiglia, primo focolare domestico, che unita nei suoi membri, sperimenta la vicinanza e l'amore di un Dio che si fa amico, fratello, compagno di viaggio, per far vincere e superare ogni prova, ogni difficoltà, ogni sofferenza che la quotidianità pone dinanzi. Ecco la famiglia santa che oggi festeggiamo e prendiamo come modello perfetto dell'amore di Dio, che si manifesta in ogni suo membro, in ogni ruolo, padre, madre e figlio, affinché ognuno di noi possa imitarne le virtù sante. E allora guardiamo a Giuseppe, uomo giusto e retto, timorato di Dio, sposo fedele, umile e semplice, vigile e attento ad ogni manifestazione del cielo, pronto a difendere e custodire il tesoro a lui affidato. Guardiamo a Maria, la tutta bella, la tutta pura, la tutta santa, la piena di grazia, ancella fedele che tutto ha riservato nel suo cuore, accogliendo e accettando con amore il mistero divino fino al suo compimento perfetto. Guardiamo a Gesù, figlio obbediente, che pur consapevole della sua missione divina, pur dando priorità alle cose di Dio, si è nutrito dell'amore santo dei genitori e di ogni consiglio che quotidianamente riceveva. La parola che oggi è stata proclamata ci presenta due episodi che coinvolgono proprio la famiglia santa ed in particolare la persona di Giuseppe. E a questi due episodi vorrei collegare un terzo, primo in ordine cronologico, l'Annunziazione dell'angelo a Giuseppe. Voglio oggi infatti soffermarmi sulla figura di Giuseppe, che da tanti è stata troppo oscurata. Troppo poco oggi si parla di lui, nonostante Giuseppe abbia rivestito un ruolo fondamentale nel mistero della redenzione. Ebbene, il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio passa attraverso Giuseppe e Maria. Maria è la promessa sposa di Giuseppe,
E prima che andassero a vivere insieme, ella si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Ora, proviamo per un solo attimo ad immaginare il dramma interiore di Giuseppe a tale notizia, che probabilmente all'inizio fu una sorta di tempesta a ciel sereno che sconvolse ogni suo piano, ogni calcolo umano, ogni progetto fatto. Giuseppe amava Maria ed era consapevole che anche lei lo amasse. Da uomo giusto, pur nella confusione, volle difendere Maria pensando alla soluzione migliore, licenziarla in segreto, perché sapeva che se l'avesse esposta all'adulterio, secondo la legge, Maria sarebbe stata lapidata. Ma Dio non abbandona mai i suoi figli fedeli. Ed ecco dal cielo l'intervento divino che si manifesta con una modalità particolare. Gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, non temere di prendere con te Maria come tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù, che sarà il salvatore del suo popolo. Destatosi dal sonno, fece come aveva ordinato l'angelo. Ecco, la dinamica dell'intervento divino in tutti e tre gli episodi è la stessa. Appare un angelo del Signore in sogno. La risposta di Giuseppe è la stessa: prontezza di cuore e immediata azione al comando dell'angelo. Nulla era scontato. Un sogno è un sogno, si potrebbe dire, e può essere veritiero o meno. Ecco dunque la grandezza di Giuseppe, che pur non comprendendo si fa coinvolgere nel piano divino ed accoglie nella sua vita un mistero insondabile e inaccessibile. Giuseppe prende con sé Maria, la sua sposa, la quale partorì un figlio che egli chiamò Gesù, assumendosene in toto la paternità. Giuseppe fuggì in Egitto senza fare calcoli umani. Non si chiese dove trovare una casa o come trovare un lavoro per sostentare la famiglia. Giuseppe, alla morte di Erode, non fece ritorno nel suo paese, avvertendo ancora il pericolo per Gesù, ma andò ad abitare a Nazaret, dove non aveva né parenti, né casa, né lavoro. Giuseppe si fa strumento del suo Dio nella totalità, rispondendo appieno alla sua chiamata. Ecco l'insegnamento che ci viene trasmesso, ristabilendo così l'ordine santo: Dio, famiglia e lavoro. Così è stato anche per la fanciulla di Dio, Maria Giuseppina Norcia, che all'annuncio della nuova Gerusalemme ha dato il suo sì incondizionato, accogliendo nella totalità il piano divino, nonostante si trovasse in un momento molto difficile e di grande sofferenza. Vedova e gravemente malata, la fanciulla di Dio si fida incondizionatamente del suo Signore, dicendo: «Ti amo, Gesù, ti amo tanto, mi affido a te, non mi lasciare sola, fai di me quel che piace a te, sia fatta la tua volontà». Così il mistero del Dio bambino, sceso in questa terra d'amore, prende il largo per le vie del mondo alla conquista di tanti cuori
che alla ricerca della verità riscoprono il vero volto del Dio uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Anche per il Pontefice Samuele e per i ministri di questa Chiesa il Padre ha voluto una famiglia, dove poter testimoniare e vivere i veri valori della famiglia cristiana. Questa è la sfida di questa Chiesa, sfida nella sfida, per dimostrare al mondo che con Dio si ha una marcia in più, che con Dio tutto si può e l'impossibile diventa il nostro cammino. Oggi voglio nuovamente rivolgermi a voi giovani, tanto cari al Padre, ed unirmi all'appello del nostro Pontefice, a voi fatto nel giorno del Santo Natale. A voi che desiderate formare una famiglia, da ministro e da padre, dico, vivete questa Chiesa, una, santa, corpo mistico di Cristo. Fate sentire il profumo santo dei veri figli di Dio, che in questa terra benedetta si nutrono dell'amore fatto persona. Siate luce per tutti coloro che brancolano nelle tenebre di un mondo vuoto, senza senso. Fate gustare il sapore della vita, dono di Dio, che va protetto e custodito, difeso e rispettato. Siate esempio di purezza e santità, rettitudine e lealtà, vivendo la fratellanza da veri uomini e veri cristiani. E con l'arma santa della preghiera fortificate il vostro cammino quotidiano per sconfiggere e vincere ogni prova, ogni difficoltà. A tutti i vostri amici che ancora si fanno vincere dalle sirene del mondo, e a quanti pensano che Dio non esiste, dite: Gesù non si è dimenticato di voi. Gesù vi attende alla sua piccola culla per accogliervi, amarvi, ristorarvi, donarvi la vera pace, la vera gioia, il vero amore che tanto cercate, ma che il mondo non può darvi. Su di voi, cari giovani, Gesù ripone la sua fiducia, la sua speranza, per costruire mattone su mattone la sua città santa. Cercate Maria, amate Maria, consolate Maria, consacrate la vostra vita al suo cuore immacolato e pregate il Padre affinché l'amore del bambino Gesù, unito a quello della Madre Santa, presto sconfigga il male e trionfi per l'eternità. Uno per tutti e tutti per uno. E così sia.